Ebbene sì, adesso funziona, posso dire che sento anche il volume, quindi l'audio è tutto a posto. Matteo sta rimuginando su qualcosa che non possiamo raccontare in trasmissione, perché ovviamente non lo possiamo fare, però insomma anche io ho detto se non mi funziona anche questo, qualcosa in effetti potrebbe anche, cominciamo solo a pensare male, certo, e magari facevo anche bene, non lo so, però intanto comunque poi funziona tutto quanto, quindi vedrai che andrà bene di sicuro anche a te. Io intanto però do il benvenuto ovviamente in studio questo pomeriggio a Matteo Principe e a Francesca, la sua compagna. Grazie a trovarci qui in studio per parlare di un LP che noi abbiamo tra l'altro profuso proprio in questi giorni, no? Abbiamo anche tra l'altro avuto anche il piacere di inserirlo nelle nostre rotative, cioè ci sarà poi modo anche di ascoltare durante questa intervista alcuni suoi brani, li ascolteremo i migliori e sentiremo anche Matteo da come ha approcciato ed è iniziato questa carriera artistica, tra problemi col cambio e quant'altro, di riuscire comunque. No vabbè, ma succede a tutti, non ti preoccupare, è successo anche agli 883 che hanno perso tra l'altro anche un aereo, quindi. Allora senti caro Matteo, intanto benvenuto ben arrivato insomma nei nostri studi. Mi dicevi fuori onda di queste belle recensioni che hai avuto, vuoi raccontarci qualcosa? Devo dire che Bianco, il mio disco, sono molto contento perché sta piacendo molto. E un conto quando sei tu a dire ti piace qualcosa, ma quando inizi a vedere il riscontro, il lavoro, il sacrificio che c'è dietro tutto questo disco, vedi che gli addetti ai lavori, amici, giornalisti iniziano a parlare bene di questo lavoro, chiaro che è una grandissima soddisfazione. Ho ricevuto esempio adesso una bella recensione da parte di Rocket sul brano Consumato, che è uno dei brani di Bianco, e sono davvero molto molto contento. E poi ne sono uscite tante, infatti adesso vorrei dire a qualche altro nome, ma se cercate su Google trovate tutto quanto. Infatti ne ho viste parecchie in giro, devo dire che da che abbiamo messo l'amicizia tra i due profili, ho visto che c'è stato un certo rigogliere di queste recensioni che hai avuto e tutte puntavano, infatti forse anche qualcuna ti ho messo una frase, te l'avevo detto, quando l'ho ascoltato ho detto caspita ragazzi, ma questa è musica, altro che se è musica grazie, buona grazie. No ma volentieri, ci mancherebbe, poi quando è giusto è giusto. Mi piacerebbe però capire tu quando hai cominciato, nel senso quando Matteo Principe. Quando Matteo Principe ha cominciato a capire che poteva fare l'artista? Quando è successo? Allora, quando, perché ci sono varie cose da dire. Allora, io e tu non è che sei soltanto, scusami, non è che sei soltanto un interprete di musica, ma sei anche scrittore di canzoni, assolutamente. E nasco come batterista. Io ho iniziato a suonare la batteria a 12 anni, per quello dicevo che sono molte cose da dire. Ho iniziato a suonare lo strumento della batteria a 12 anni, ascoltando un disco che mi fece ascoltare mio padre, che era dei Deep Purple, Made in Japan. Oh, però, il live di quello del 1972. Made in Japan, quello disco semi dorato, una specie esatto, di esatto. E lì mi resi conto di, all'epoca io ero bambino e quindi ascoltavo tutt'altro, e mi sono detto ma che cos'è questa musica? Ed ero rimasto affascinato dallo strumento della batteria. Da lì ho iniziato a studiare e ho iniziato a suonare con tantissime band del torinese, perché sono di Torino, e ho iniziato a farmi la gavetta, anzi è arrivato a un certo punto che volevo addirittura portare avanti la professione come batterista.
Poi la vita invece in qualche modo mi ha portato da un'altra parte, e dall'incontro con Alex Catania, che è l'autore con cui ho scritto anche questo disco Bianco, dove lui ha visto in me, o ha visto del potenziale. Io all'epoca non sapevo che potevo, non avevo mai avuto a che fare né col canto né con la scrittura di canzoni, ed insieme a lui ho iniziato a lavorare. Nel tempo si è creato, diciamo, il presupposto per arrivare poi a questo disco. Ma è stato tutto per me un caso. Difatti è iniziata la seconda fase, ma anche i miei ascolti sono cambiati. Ho iniziato poi a capire come si fa il cantante, come si scrive una canzone, quindi mi sono andato a cercare. Perché comunque lì non è che sia tutto dettato dal caso. No, infatti io ho scoperto lati di me e ascolti che non avrei mai pensato di andare a fare prima dell'avvento del canto e della scrittura delle canzoni. Quindi ho iniziato ad andare, è stato un percorso all'indietro. Quanti anni avevi? Avevo 27 anni. Ma hai cominciato però... Tardi, molto tardi, o comunque molto maturo. Ma da piccolo, quando eri più giovane, mettiamola da piccolo, perché sembra poi di dire un po' delle... No, quando sembra di partire da troppo lontano. Quando eri un pochettino più giovane, mettiamola così. Ma non avevi intuito qualcosa? Sì. Allora, io ho un mio modo di vedere le cose. Io penso che la vita ci presenti dei segnali. Ma sarebbe sapere interpretare, disse un tale. No. No? Esatto, dice... questi segnali che noi, avendo libero arbitrio, quindi possiamo scegliere, possiamo o guardarli e investigare in questo, oppure tranquillamente, senza nessuno che ci punti il dito, girarci tranquillamente dall'altra parte. Io a un certo punto mi sono reso conto, forse non l'avevo capito prima, perché ci sono stati dei momenti nella mia vita dove ho avuto a che fare con il canto e avevo avuto dei riscontri positivi. Forse un po' di paura, forse un po' di attenzione, ho sempre lasciato perdere, fino ad arrivare al punto dove ho impattato. Quindi o ti svegli o ti svegli. Cioè, sei arrivato lì, non puoi andare... Esatto. Non puoi andare avanti, o destra o sinistra. Esatto. Il classico bivio, no? Sì. E a un certo punto mi sono... Ma una domanda anche per lei. Oh, scusami. No, vai avanti, finisci. E a un certo punto ho iniziato a intraprendere questo percorso. E se noi facciamo attenzione, questo penso possa... È un mio punto di vista, un mio parere personale. Non c'è nulla di vero in tutto questo, ma bisogna investigare. Io ho semplicemente investigato un segnale che continuava a ripetersi nella mia vita. E da lì ho intrapreso questo percorso che mi sta regalando un sacco di soddisfazioni, ci sono un sacco di sacrifici da fare, ma ci credo. Guardandomi indietro e guardandomi intorno, anche essere qua, mi dico, ne vale la pena. Cioè, tu sei arrivato dove volevi starci. Esatto, io... Mi sembra bisogno di essere lì, e un giorno ci sei arrivato... Sì, sì, assolutamente. Senti, la domanda invece che voglio fare a te, Francesca... Sì. Cosa vuol dire vivere insieme a una persona che scrive canzoni? Cosa vuol dire a livello di anche di... Perché sai, di sacrificio, no? Perché, ripeto... Certo. Le persone dicono sempre, vabbè, ma noi basta che supportiamo, gli diamo spazio e finisce lì. Si tende molto a romanticizzare dall'altra parte se non si conosce. Se posso dire, prego. Ci sono delle affinità tra me e Matteo, perché anche io scrivo, e quindi comunque in quello che faccio ho sempre supportato l'identità, l'autorialità di una persona. Certo. Io mi sono innamorata di Matteo per la persona che è. Piano piano l'ho seguito, mi sono avvicinata. E ci vuole delicatezza nel farlo, in quelle fragilità della persona che attraversa un processo creativo, quindi da una parte sta facendo un viaggio interiore e dall'altra lo sta offrendo al mondo, si sta mettendo a nudo. Accompagnarlo in questi viaggi per te, sì. Che cosa vuol dire? Allora, accompagnarlo... Cioè, cosa ti inventi, cosa ti può succedere anche a livello emotivo, se ci sono delle fatiche,
delle emozioni troppo forti che talvolta vanno gestite in un certo modo. Sì, sì, certo, certo. Allora, prima di tutto per me è fondamentale lasciargli lo spazio e il tempo e quindi anche sapere rispettare i suoi silenzi. Chiaramente questo può ribaltarsi da un momento all'altro, perché comunque una persona quando affronta un processo creativo attraversa anche dei momenti in cui ha un bisogno di esternare il nervosismo, la paura. Sono emozioni anche quelle. Assolutamente. Quindi si attraversano anche dei momenti di tensione. Voglio essere onesta, ci sono stati dei casi in cui emotivamente mi sono sentita di stare più vicino in maniera silenziosa, perché in quel momento non ero in grado, vivevo anche io i miei sovraccarichi personali, però ho cercato sempre di battere sul fatto che sono qui, non me ne sto scappando. La mia presenza l'ho sempre fatta sentire, Matteo, dici tu, no? In ogni modo. Sì, sì, ci ho provato in tutti i modi. No, dimmi. Sì, forse anche la fortuna, col fatto che anche tu scrivi, questa cosa è stata compresa, perché avere a che fare con un processo creativo, avere a che fare con una scrittura di qualcosa porta via del tempo e molte volte capita anche di avere poco spazio, cosa che per una coppia è molto difficile, e bisogna cercare un attimino di capire, cioè facendo un passo indietro la coppia, ma questo in tutti i casi, può fare un salto in avanti, perché la cosa importante è vivere i sentimenti, vivere il rapporto di coppia come un amore stereofonico, cioè nel senso, io sono un'entità, tu sei un'entità e viaggiamo insieme per questo binario, con la mano per mano, però ognuno con i propri spazi, dipende poi dalle cose da tu portare avanti. Da quello che intuisco, sei aperto alle collaborazioni, sì. Tant'è che io parlo a livello musicale e artistico. Certo. Sei aperto alle collaborazioni, no? Perché io sento che anche lei scrive, quindi vuol dire sì. Che comunque vi date una mano anche nella stesura dei testi. Sì, 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 assolutamente. Tu sei molto, sì. Molto aperto alle collaborazioni. Assolutamente. Sì, tra l'altro in questo disco ho collaborato con Falce, un rapper sempre di Torino, che consiglio di andare ad ascoltare, veramente bravissimo. In Sfera di Cristallo, che è il terzo brano dovrebbe essere del disco. E poi con Diego Alloy, che è un bravissimo sassofonista, con cui ha suonato la parte della parte Alex migliore. Catania, Alex Catania, sì, Alex Catania, con cui ho scritto praticamente tutto il disco. E poi c'è ancora un'ultima collaborazione di Bianco, proprio la canzone che poi è la poesia sonora, che è stata scritta con Stefano Francia. Ho capito. Va bene, signori, allora io direi che intanto possiamo anche andarci ad ascoltare un brano. Perché ridi, Francesca? Assolutamente sì, non vedo l'ora. Allora ascoltiamoci un bel brano di Matteo Principe, ce l'abbiamo già sulla rampa di lancio, si dice solitamente quando si vanno a presentare dischi così, ed è il singolo che anche è stato forse il primo singolo dell'LP Consumato, che è un disco secondo me stratosferico. Grazie. Però ve lo lascio sentire, ve lo lascio giudicare a voi, perché quello che dico io magari tante volte sono di parte. Spento che c'è un vero da dentro.
questo potrebbe essere importante. In questo istante così toccante, con le stelle che ci spiano, balla insieme a me, balla forte insieme a me. Io sono qui con un sogno di volare. Io sono qui e ti vengo a cercare. Mi stavo facendo prendere dal panico perché non sentivo più la musica, era finito il disco. Succede anche quello dalle mie parti, vedete che insomma poi alla fine va bene. Allora, consumato il primo disco che ci siamo ascoltati praticamente online insieme a Matteo Principe, l'abbiamo ascoltato anche l'altra volta, ma meritava il brano perché insomma è bello, è bellissimo, a me piace tantissimo. Il mio preferito. Sì, sì. Ma non fatico neanche a capire perché è veramente un brano bello, tosto. Allora Matteo, eravamo rimasti alle collaborazioni esterne, sì. No? Cioè tu hai avuto la fortuna di collaborare con dei professionisti, quali sono Alex Catania, sì, mi dicevi. Sì, sì, sì. Lui . Che cosa ti ha dato? Cioè il lavoro che si è fatto tante volte insieme a questi professionisti. Sì, sì. Si dice impara e guarda. A sì. te che cosa... Guarda e impara, scusa, non impara e guarda. Sì, sì. Guarda e impara. A te che cosa ha portato? Allora, premetto che con Alex ci conosciamo da tanti anni e ci sono stati anche dei momenti dove ognuno ha portato avanti le sue cose. Difatti lui per un periodo ha collaborato con Eugenio Finardi, mm-hmm. dove poi lì penso abbia imparato tantissime cose dal maestro, assolutamente. E, però per parlare di lui, penso che sia in qualche modo capisce, forse perché è un arrangiatore molto sensibile, capisce esattamente con chi ha a che fare e capisce e riesce a entrare in sintonia. Tra me e lui sicuramente c'è una sintonia molto speciale, dove anche senza guardarci, sarà anche dovuto agli ascolti e al nostro storico. Beh, ma non penso che sia solo quello. Non penso sia solo quello. Ci sono anche delle affinità, perché ci sono delle affinità, assolutamente naturali. E no? So, e la cosa sì. importante, e questa è una cosa che dico sempre: imparare un arrangiatore, un producer, come si dice adesso, non prendete il primo che capita, perché produce e quant'altro, sceglietelo. Scegliete con chi collaborare, perché un producer, un arrangiatore può avere un certo tipo di bagaglio musicale che mm-hmm. forse non va bene per voi, forse va bene per la parte commerciale, ma se la cosa non vi risuona, cambiate. Trovate voi la persona con cui collaborare, se collaborare. Perché non è che per sempre bisogna collaborare o affidarsi. Chiaro che a un certo punto, se uno ha dei limiti, se uno vuole un più, è bello. Io penso sia sempre bello collaborare e condividere la musica insieme. Non è per tutti, però è per potrebbe essere una piacevole sorpresa. Però tornando al discorso di prima, scegliete con chi collaborare. Con Alex abbiamo collaborato tanto insieme e anche questo tipo di musica esce soprattutto perché ci conosciamo e sappiamo che cosa vogliamo e cosa volevamo da questo progetto, assolutamente. Senti, tante volte però la collaborazione non è che si sceglie, tante volte capita. Assolutamente, anche, no? Quello sì. Se ti sì. trovi che tu sei davanti a un progetto e ti dicono, beh, guarda, io ti faccio l'esempio mio, a me piace in maniera viscerale Enrico Ruggeri, sì. quindi a livello italiano secondo me è uno dei migliori. Però magari sai, caratterialmente io incontrerò tanti personaggi che ho detto quando ci siamo lasciati preferivo ricordarmeli com'erano, perché, perché sai, tu hai un impatto visivo con una persona, te la immaginavi così, l'hai incontrata, l'hai sentita parlare, ti sei un po' spaventato. Certo è che però messo di fronte ad una collaborazione tante volte uno dice ma devo per forza collaborare con lui, perché poi alla fine lui è quello... Il personaggio noto, la notorietà. Certo, no? Sì, 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 sì.
Come fai a rinunciare a delle collaborazioni simili? Dipende cosa vuoi fare. Dipende cosa vuoi fare e dipende. Io penso che ci sia sempre da imparare in qualsiasi caso, anche nell'aspetto, vogliamo dire, negativo, in qualche modo c'è sempre da imparare, capire quando dire sì ma anche quando dire no. È chiaro che nel percorso di un artista sicuramente deve valutare sempre le percentuali di rischio in tutto quanto, perché comunque adesso sembra brutto da dire, ma un artista, se vuole promuoversi, se vuole far sì che la sua arte si possa vedere, si possa fruire, deve parlare con un concetto di impresa, che sembra brutto, sembra una cosa cinica, ma no, è semplicemente come se io avessi un negozio e lo devo proporre gli articoli che io vendo, certo. Nulla di più, nulla di meno. Io come artista produco qualcosa e cerco di promuoverlo. Chiaro che uno deve sempre valutare. Ma che cosa ti ha portato come tecnica, non so come dirlo, come a livello anche interpersonale, come esperienza, ecco. Sì. Che cosa ti ha portato a collaborazioni così? Tantissimo, mi ha arricchito, e anche saper stare insieme agli altri. È una cosa che la musica, infatti, viene anche chiamata educazione musicale, proprio per un motivo, perché dietro c'è una disciplina. Bravo. Il fatto di lavorare insieme, lavorare accanto, e soprattutto capire quando anche stare in silenzio. Non c'è sempre. Viviamo in un periodo dove tutti hanno parola, dove non si pensa più prima di agire molte volte, perché adesso la cosa importante è dire la propria. Non è così scontato e non è così necessario dire la propria. Molte volte conviene ascoltare e poi interiorizzare, capire cosa ti può tornare utile e a quel punto aprire la bocca. Mi viene in mente un detto di una persona che diceva: è meglio avere ogni dubbio ma che tu resti in silenzio piuttosto che farti aprire la bocca e toglierli tutti. Quindi sai, tante volte, no, è bello, bello quello che hai detto, giusto anche. Si impara a lavorare con i migliori. Si impara a lavorare con i migliori, assolutamente, e si impara a lavorare soprattutto, perché questo è un lavoro. No, bello, bello, giusto, sono d'accordo con te. C'è mai stata qualche volta, e poi ecco una domanda che vorrei fare a entrambi. Certo. C'è mai stata qualche volta che avete detto, sia uno sia l'altro, sia nella fase di supporto, ma sia anche nella fase di costruzione di questo personaggio, no? È il personaggio dell'artista. Ma chi me l'ha fatto fare? C'è mai stata qualche volta, Matteo, che in te... Sono sincero? No. Sì. No, perché fino adesso è tutto bello, quindi. Fino adesso non tutto bello, ma come dicevo prima, tutto anche molte volte faticoso, un casino, cercare di realizzare le cose, trovare anche il modo per poterlo realizzare. E molte volte a lei l'ho detto, è tutto così un casino, ma è il periodo più bello della mia vita. E questo è il punto. Cioè, non è che adesso faccio il cantante, faccio l'artista, è tutto meraviglioso. Però è bello perché non, ho scelto di fare questo. Molte volte per paura non si sceglie, quindi ci si adatta. Non giudico, ci mancherebbe, nessuno, ognuno fa le sue scelte. Io ho scelto di fare questo con tutti i casini che ci sono dietro questa cosa, però sono io che me lo vivo, sono io che ho scelto questa cosa e è la storia della mia vita. Difatti in Bianco... E me la voglio godere fino in fondo. Esatto. Perché... È il film che mi voglio godere fino in fondo, okay. Fino alla fine. Sì. Per te invece può essere la stessa cosa. Non ho mai avuto dubbi che questa fosse la strada di Matteo, mai. No, ma io intendevo altro, intendevo Francesca, se c'è mai stato nella fase di costruzione, nella fase di supporto al personaggio, all'artista quantomeno, ma chi mi ha fatto imbarcare in questo progetto? C'è mai stato qualche volta che hai... No, onestamente no, no. Ci sono cose che rifaresti o che non rifaresti? Rifarei tutto. Anzi, probabilmente farei ancora di più. Cioè, hai riconosciuto, tra virgolette, quello che hai fatto e forse lì potevo fare qualcosa di più, dici? Forse sì, in retrospettiva. Però sono contenta di quello che ho fatto e sono contenta di averlo fatto accanto a lui. Quindi non, veramente non ci ho mai ripensato. Bene, non bene. Ci ripenso. C'è mai stato qualche momento
in cui no, forse questo potevo farlo meglio, forse qualche rimpianto. Capita di fare, quando si inizia, specialmente all'inizio di questo percorso, avevo tantissima fretta. E quella fretta porta anche a delle decisioni sbagliate. Ma chi non ce l'ha? Decisioni sbagliate. Come Francesco, scusa. Ma chi non ce l'ha? E quindi la musica richiede dei processi molto lunghi, ahimè. Soprattutto per fare anche della buona musica, non sempre, perché anzi tante canzoni sono nate in 10 minuti, però dopo quei 10 minuti c'è un lavoro di mesi, di anni, lunghissimo. Soprattutto, esempio, uno finisce un disco, ci sono artisti che hanno 3-4 dischi fermi lì, che nessuno, non hanno ancora trovato la giusta pubblicazione. Quindi uno che dice: ah, ho fatto un beat, ho fatto una canzone, adesso la voglio pubblicare. Sì, ok, effettivamente oggi come oggi ci sono opportunità di potersi autopromuovere con distributori per conto terzi, sempre dove paghi un distributore, diciamo dei siti che parlano con i distributori. Però chiaro che io lo dico sempre, è meglio, se non si conosce bene la materia, affidarsi a un professionista, in modo tale che uno possa utilizzare i canali giusti, perché se no ti ritrovi, esempio una booking, se sei tutto bello, la booking per suonare dal vivo, e poi ti ritrovi alla saga della porchetta, mentre tu fai rock e non ha nessun tipo di senso. E non ha nessuna attinenza, certo, chiaro, capito il senso della cosa. Senti Matteo, andiamo ad ascoltarci un altro brano. Sì. Io ti dico la sincera verità, io Sfera di Cristallo me lo voglio risentire. Prego, va bene. Anche questo è un altro bel brano. È vero che noi abbiamo detto, ragazzi, però alla fine dobbiamo far ascoltare dei brani che erano un po' diversi da quelli che abbiamo fatto con la presentazione, ma Sfera di Cristallo, devo dire, chi ha ascoltato l'LP non può esimersi dall'ascolto di Sfera di Cristallo. E quindi a questo punto, signori, io vi do soltanto semplicemente l'augurio che ve lo possiate godere. Sfera di Cristallo, Matteo Principe, eccolo qui. Ci siamo annegati col nostro stesso liquido. È rimasto ben poco. Può darsi che dentro me un posto più non c'è. Ho deciso di cambiare, anche se tutto è uguale. Non sarà la svolta, ma almeno sei tu che è volante. Fidati delle tue gambe.
RCM 104 Radio Web, la radio del numero 1. Insomma, questa sfera di cristallo l'abbiamo riascoltata e il motivo c'è, il motivo c'è. Infatti anche Francesca ha detto, beh, un bel rapper ha partecipato a questo, un buon rapper ha partecipato a questo. Un ottimo, scusami. Per quanto mi riguarda. È giusto che venga anche corretta quando si sbaglia l'affermazione, perché no? Ci mancherebbe altro. Allora, dicevamo, un buon rapper ha partecipato. Anche bello, dai. Allora, deciditi, io non posso mica. Non lo so, io quando meno mi fido anche di te, quello che dici. No, ma al di là di questo, sicuramente di quello che dici mi devo fidare. Ma mi fido di più quello che ho sentito, ed è un validissimo rapper, questa persona che ha... Che saluto, è Falce. Falce, vabbè, magari la prossima volta ce lo fai conoscere anche a noi, ma così certo, almeno, certo. Falce, almeno ce lo portiamo qua in studio. Assolutamente. Facciamo rappare qualche cosa qui in diretta, almeno. Ci può stare. Non sono sicuro che... Cosa vuol dire, in un momento in cui il rap è... amato, odiato, diciamo così, è oggetto di contesa, no? tra le major e anche le parti meno, diciamo così, altolocate. Sai, si produce musica da strada con 2 centesimi, si fa della bella roba, si fa anche della brutta roba, insomma, quello è vero. Ma che coraggio ti ha dato? Qual è stato l'impeto con il quale tu hai voluto sfidare queste ire degli dèi e hai detto no, io questo rapper lo porto a collaborare con me? Qual è stato il tuo pensiero? Il mio pensiero, ho detto, mi piace. È una sfida proprio. Sì, mi piace, cioè, nel senso, secondo me era la ciliegina sulla torta della canzone. Sentivo che gli mancava, ma anche con Alex ne parlavamo, sentivo che gli mancava qualcosa a questa canzone e ci venne l'idea di contattare Falce per... Fare questa parte, e scrivemmo questo pezzettino dove lui interpretò, secondo me, alla grande, e diede proprio uno slancio. Poi personalmente a me piace stare in mezzo alle cose, io non sono uno di quelli che vede con occhio critico le cose. Esempio, quando c'è stato il periodo della musica elettronica e molti la musica elettronica va a sostituire questo e quest'altro, non è vero, dipende sempre come viene utilizzato il tutto, anche l'intelligenza artificiale, esempio adesso stupidissimo, dipende sempre come viene utilizzata. Se viene utilizzata per scrivere un testo, chiaro che fa un po' ridere, perché l'intelligenza artificiale non ha una coscienza, non ha uno storico, si basa su dei dati. Ecco, anche lì mi piace stare in mezzo alle cose e dico, è il 2023, proviamo a fare qualcosa da 2023 con un occhio che strizza al passato, e quindi si è creata questa collaborazione con lui, che arriva da una scena che non è nuovissima, ma diciamo che è ritornata alla ribalta, e io, avendo comunque degli ascolti anche hip hop, era una cosa che ci tenevo a farlo entrare all'interno di una canzone, e lui era la persona adatta per fare questa cosa. Tu sei più tipo da hip hop o sei più tipo da belle canzoni? Non so se mi spiego. Anche lì, una parte di me... Ci provo ogni tanto a mettermi una parte di me, ho capito cosa intendi. Ho capito cosa intendi. Una parte di me sono un nostalgico, e quindi quando ascolto qualcosa di esempio di Dalla, esempio di Battisti, ma che sono mostri. Però, altro che... infatti, però quando ascolto anche qualcosa di esempio, adesso di Caparezza, certo. Esatto, qualcosa di più contemporaneo, ma anche lo stesso Salmo, per dire. Però mi ci rivedo, perché è una parte di me più più diretta. Io amo le cose molto un po' più dirette. Fuori dalle righe? Un po' più fuori dalle righe. Se uno nota come scrivo, io non
passatemi il termine, non mi nascondo dietro la poetica, nel senso, forse anche per una mia lacuna, forse ci sono persone che scrivono sicuramente meglio di me, ma noto che, o almeno per quello che io vorrei provare a fare, è il fatto che la persona possa capire immediatamente cosa io sto dicendo, soprattutto perché per me è importante creare un punto di contatto con l'ascoltatore. Non ci voglio girare troppo intorno, vorrei che la persona capisse immediatamente, essendo che è un disco dove io personalmente mi sono messo a nudo perché ho raccontato tante cose del mio vissuto, e allora lo faccio in maniera diretta. Difatti è lì che interviene poi l'aspetto live. L'aspetto live è un aspetto che io personalmente prediligo. E lì accadono delle cose e lì cerco di creare il punto di contatto con le persone. E il testo, sicuramente un testo così diretto, mi aiuta, perché parliamo, comunichiamo, non mi voglio nascondere, non fa per me. E invece Francesca, sei più tipa da belle canzoni, da rap, da che cosa? Guarda, sono cresciuta con entrambe, perché quando avevo un anno i miei genitori mi hanno messa davanti ai video musicali degli Iron Maiden. Così. Cioè, proprio, ti piace la musica bella? Dai. Benissimo. E io mi sono innamorata pure di Eddie quando avevo un anno, quindi perfetto. Insomma, tipo tranquilla, dice. Sì, esatto. Allo stesso tempo mi hanno cresciuta... Eddie, per chi non lo sapesse, sarebbe il mostriciattolo, esatto, degli Iron Maiden. Esatto. Il mostriciattolo, quantomeno. Che ai miei occhi era bellissimo, perché... Guarda, perché era il suo pupazzo preferito. Era il suo pupazzo preferito. Assolutamente sì, lui è Freddy Krueger. Il Rothschild, Run to the Hills. Ace and Sign, tutto. Ecco, abbiamo capito la tua vena rocker. Ma anche The Angel and the Gambler con i vecchi frontman. Però allo stesso tempo mi facevano sentire ben nato. Perché no? Bellissimo, certo. E ti dirò la verità, sono cresciuta con entrambi, però in questo momento della mia vita, essendo che sono una persona particolarmente introspettiva, a volte preferisco l'hip hop, preferisco musica molto leggera perché ho bisogno di staccare. O anche solo pezzi strumentali, come ad esempio possono essere i Nightwish, per dire. Perché devo sentirmi un attimo più leggera, e quindi in questo momento tu abbracci un po' tutta la musica in generale, nel sì, senso, sì, sì, no, non ho non mai... sei più né per uno né per l'altro, onestamente, ma è una questione di gusti. Non sono mai stata attratta dalla trap, ma proprio per niente, è una cosa... Tu sei più, diciamo così, per l'idea, cioè, che niente. No, d'accordo, ma dico, sei più dell'idea che la bella musica comunque oggi c'è, basterebbe soltanto muoverci un attimo per andarla a cercare, o rimpiangi un pochettino il fatto che tante major abbiano più dato spazio ad uno che ad un altro, o cancellando qual era la parte, diciamo, della bella canzone? No, allora, penso che da una parte un certo tipo di cantautorato prenda comunque un certo tipo di persone che hanno voglia di approfondire l'essenza di quel... Però devo ammettere che guardando alla società, o quantomeno alla superficie, se mi fermo un attimo, mi guardo intorno... Non mi sta piacendo come va. Come quello che vedono non mi piace. No, non tanto. Matteo, per te è la stessa cosa, cioè c'è tanta buona musica, basterebbe andare a cercare quella migliore, e vabbè, insomma, quella musica, quella che è così, punto e basta. Il punto è che come posso dire, siamo passati da un momento dove le case discografiche facevano fatica a vendere i dischi perché tutti scaricavano. Adesso siamo finalmente ritornati a, diciamo, un qualcosa di più legale, quindi le piattaforme streaming. È chiaro che purtroppo si porta avanti un discorso, come posso dire, di artisti che devono essere ancora formati, e questo si vede soprattutto perché quello che propongono è lo specchio del... Come posso dire? Lo paragono a dei reel da un minuto di Instagram, quindi dura un minuto.
e il loro percorso dura un minuto. Mi dispiace perché molti ragazzi avrebbero anche l'opportunità di crescere e dovrebbero avere l'opportunità di crescere, ma vengono sfruttati o vengono fatti firmare dei contratti cartapesta dove gli fregano tutte le edizioni. O capestro, esatto. Contratti capestro. Esatto, contratti capestro, da che uno ha 17 anni, 18 anni, cosa ne può sapere? E quindi prende delle decisioni sbagliate, affrettate, e questa cosa porta poi anche a dei problemi. Il fatto della trap, che mi diceva lei, anche lì bisogna sempre andare a cercare, perché c'è sempre ci sono delle cose interessanti. Io sono sincero, sono molto contento in Italia che questa cosa sia arrivata, perché dobbiamo darci un po' di scompiglio. Dobbiamo creare un po' di disordine in tutto questo. In Italia c'è sempre stato un micromondo, anche musicalmente parlando. Abbiamo fatto fatica ad accettare il rock quando c'è stato il periodo. Sempre, esempio, all'epoca anche i pochi erano i Timoria, esempio, c'erano i Litfiba, ma ci sono tante band che non sono uscite perché non avevano le opportunità. Perché c'è sempre stato questo atteggiamento del vedere le cose. Quando la novità in Italia spaventa. La novità in Italia spaventa, invece dovremmo essere semplicemente un pochettino più aperti. Sai cosa che spaventa? Tante volte credo che sia questo un po' il leitmotiv della paura che viaggia attraverso queste emozioni, no? Il fatto è che tanta gente pensa il problema sta più nel voler apparire a tutti i costi. Mm-hmm. Ecco, ad esempio mi riferisco anche al Festival di Sanremo, che è stato pieno, adesso non voglio dire quello tizio Caio Sempronio, però tanta gente dice: ah, però se quello ci fosse comportato diverso. C'è anche quello che però dice: però se non portano questi, alla fine di cosa parlano? Certo, no? Certo. Tu sei più per l'apparire o per l'essere? Cioè, essere artista vuol dire anche andare un po' fuori dalle righe oppure no? Assolutamente. Io l'esempio lampante è Iggy Pop. Iggy Pop è un personaggio unico. E fa scena, nel senso, lui nel docufilm che ho rivisto qualche settimana fa, che c'è su Rai Play, che si chiama, sì, Gimme Danger, nel finale del documentario lui dice: io non voglio essere un artista hip hop, io non voglio essere un artista rock, io non voglio essere un uomo di televisione, non voglio essere punk, io voglio essere solo me stesso. Iggy Pop. Voglio essere solo me stesso, ed è questa la condizione, essere se stessi. Lì è un momento per chi, e lo dico alle persone che ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo, il palco è qualcosa di incredibile, e consiglio tutti quanti, anche in un palco vuoto, di provare a salire. È un qualcosa di incredibile. Accadono delle cose che uno, e io l'ho scoperta sopra il palco, forse è diventata una cosa, tra virgolette, una tossicodipendenza quella. Il fatto di stare sul palco, perché sei libero. La cosa importante, sì, è non avere sfogo a quello che tu senti interiormente. Esatto. Lì sei tu. Sì. Punto. Lì sei tu e sei anche qualcosa di più. E questa è la cosa, è anche la tendenza poi a creare i miti, esempio, che poi sono persone come noi. Sono d'accordo. Molte volte bisognerebbe anche un po' demolire il mito, perché il problema è sempre il confronto con chi è più grande di te. Partiamo dal presupposto che facciamo tutti parte dello stesso nucleo, cioè il genere umano. Però ovviamente ci sono delle persone che si può imparare a vicenda, ci si può stimolare a vicenda. Non so se è chiaro il concetto, perché mi sento Renato Zero in fare questo discorso. No, va bene. Renato Zero, hai detto niente, ragazzi. Esatto. Personaggio di tanto spessore. Allora facciamo che andiamo a ascoltare l'altro brano e poi eventualmente passiamo, siccome andiamo verso la borderline, ci parlerai un po' di futuro, ci parlerai un po', certo, di indirizzi, dove andare a trovare, ne parliamo ma dopo. Certo. Andiamo a ascoltarci invece Amore Infinito, mi spiace caro Matteo, mm-hmm, ma io mi scelgo quelle canzoni che va bene. Io me le sono ascoltate le altre, ma queste mi hanno dato una botta un po' più diversa, mettiamole un po' più diversa. Bene. Ti piace? Sì. Amore Infinito, eccolo qui, Matteo Principe.
due rette non si incontrano mai, ma si può immaginare che in un punto lontano nello spazio potevo credere che prima o poi vi si incontrino là nell'infinito. E non cercare risposte in me, che più forte è stata la mia fede, più rumore ho fatto cadendo, dicevano che sarei potuto andare ovunque. E mi son chiesto se fosse possibile immaginare un'inversione scheggia impazzita di una stella che si sfida in orbita, forse più in là, ad un passo oltre il nulla, troveremo il punto giusto, splendere in un istante, raggiungersi nello spazio come due rette che si uniscono dopo aver signori, Matteo Principe, che ne vogliamo dire? Cosa possiamo dire? Ha un amore infinito, l'amore infinito, questo era il titolo di questo brano, poi ci raccontava anche Matteo. Dicevo fuori onda. Dovevi dircelo quando eravamo sì, prima. Esatto. Però vabbè, lo anticipiamo adesso. Mi è venuto in mente come è nata questa canzone, nata veramente per puro caso, eravamo tutti quanti insieme in pandemia, nella prima pandemia del Covid, e stavo guardando un documentario sullo spazio. E a un certo punto questo scienziato parlava di un concetto basico delle rette parallele, no? Che a un certo punto le rette parallele non si incontrano, ma si può immaginare, citando proprio, si può immaginare che in un punto nello spazio
si possano a un certo punto intersecare, quindi congiungere e quindi nell'infinito. E io ho ritrovato questa cosa bellissima perché ho iniziato a immaginare l'infinito e lì ti come si una destinazione. La lampadina. Esatto, l'infinito, giocare con questa cosa, l'infinito come posto, un ritrovarsi da qualche altra parte, esempio una persona che ahimè non c'è più, potremmo rincontrarci chissà da un'altra parte, oppure capita esempio per deviazioni ci incontriamo, deviazione per aria di Vasco Rossi giusto per la cronaca, quelle sono altre deviazioni per in qualche modo anche le persone che conosciamo, capita che varie cose ci portano poi il caso, il caos o qualche facendo questo percorso ci qualche deviazione, qualche tipo Vasco. Esatto, senti senti un po', parliamo un po' di futuro, che è la cosa che poi sì, no? Anche perché ci ragazzi, sono non sei giovane. Quanti anni hai? 36. Dai, amica, te ne davo qualcuno in meno. Va bene, va bene. Dicevo giovane, ma chiedo scusa. Parliamo di futuro, caro Matteo, sì. Perché comunque 36 anni è il primo LP? Il primo, sì. Il primo, diciamo. È il primo, sì. Sì, sì. È tutto strano, effettivamente. No, perché è tutto strano? Cosa c'è di strano? Dai, bellissimo. No, io penso che anche la vita si è allungata, le persone, i ragazzi di 30 anni, perché sono neanche più, non so come dire, io vedo delle foto di trentenni, 35 anni, di 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, e non erano così, cioè, quindi i tempi sono cambiati. Ci sono anche esempio, ragazzi di 50 anni. Esempio Salmo ne ha lui è dell'84, quindi ne ha cos'è, 38, quindi direi che sono ragazzi di 50 anni, dicevi tu, Francesco. Sì, sì. Ne conosco. Ragazzi di 50 anni, sì. Ma poi alla fine dentro la pianta deve essere quello, giovane, quello dentro. È un altro discorso. Sì, sì, infatti, assolutamente. Senti Matteo, a questo punto dai, diciamoci qualcosa sul futuro, certo. Prossimo. Allora, sul futuro scrivere, e soprattutto suonare, cantare, fare concerti dal vivo, perché io sì, mi piace scrivere, scrivere nuove canzoni, ma io sono una persona da palco. Cara Francesca, carta, penna e calamaio. E calamaro. E calamaro, bravo. Adesso già il primo di giugno ci sarà una festa per Bianco, dove faremo una presentazione con la mia band che mi accompagnerà, che si chiamano i The Bang. Bello, bellissimo. Dove la fate? Sempre a Torino, al Maglio, in via Vittorio Andrei. Sì, sì, il cortile del Maglio. Al cortile del Maglio, in via Vittorio Andrei, sì, sì. 16 a Torino. Sono già venuto lì a... La faremo lì, è un bellissimo posto, abbiamo organizzato tutto quanto e il primo giugno faremo questo concerto, diciamo che è più una festa in qualche modo, ecco. Beh, io ho assoluto libero, una band rock di Torino che si chiamano, mamma mia mi scappa il nome, c'è il mio amico ma Piero, inedito o cover? No, questi sono anni. Ok. La Momo Rock Band. Forse li ho sentiti, sì. E una sera mi hanno invitato a venire lì, abbiamo fatto anche la diretta dal locale. Quindi, ah dai, sì, dai. È stato molto molto bello. Quindi adesso scriviamo, componiamo e poi diciamo così. La fase successiva è automatica, canteremo assolutamente, ma se non scrivi assolutamente quello c'è senz'altro. Come nascono le vostre canzoni? Dico vostre perché poi alla fin fine c'è dentro anche Francesca, ma certo, in qualche modo ci sono stata in una virgola veramente di una canzone, è tutto, proprio solo... c'è un'influenza sicuramente, essendo che poi Bianco è, lo vedo un po' come un disco concept, cosa che poi non è. Nel senso che sono tante canzoni che hanno racchiuso praticamente i miei ultimi 10 anni. Chiaro che nei miei ultimi 10 anni c'è anche lei. Quindi c'è un po' di... sono le persone che ho incontrato, le persone che... più importanti. Esatto, più importanti, che ci sono, non ci sono più. E ho voluto semplicemente raccontare una storia. Sul fatto che non ci sono più ho visto Francesca fare un... No. Non è toccato un pezzo di ferro, no? Non sa mai. No. Personaggio sono... molto molto caratterialmente forte. Sì, assolutamente. No, veramente ho tremato. Non ci ho fatto caso. No, fai un modo di dire, dai. Era un modo di... Sì, ci sono. Perché sono in silenzioso. Ci sono tante cose. Una cosa che ho apprezzato, perché questa cosa, diciamola, essendo che comunque ho scritto tante cose, anche cose che non riguardavano lei, ma riguardavano cose mie del passato,
è chiaro che una la persona che ti sta a fianco possa dire, cioè rimane un attimo così. Quello che lei mi disse un giorno in macchina è: se questa cosa ti ha portato a scrivere una canzone, ben venga. Questo non è da tutti. Bellissimo. Questo non è da tutti. Perché comunque ci sono tante cose che ci sono. Quello anche che invece volevo sapere, sì, Matteo, come nascono le vostre canzoni? Cioè, tu prima mi hai detto l'amore infinito è nato da questa visione di questo documentario. A te magari vengono così, vengono di notte, come? Io non so come dirti, da un'idea, sicuramente da un'idea, non ho un modo preciso di lavorare. A me piace sicuramente improvvisare con le cose, è una cosa che aiuta a me il processo creativo e soprattutto anche il blocco creativo, forse perché sono prima di tutto un musicista e quindi so che ci sono dei momenti dove, quando le parole non arrivano, Deve arrivare altro. E poi piano piano tutto quanto si sblocca. Non è. Delle volte capita assolutamente di aver niente da dire, perché secondo me un artista o anche chi scrive libri ha dei momenti di picco, dei momenti di completo buio. Poi chi lo sa. A me è capitato anche di scrivere canzoni, ma anche di scrivere poesie. Esempio, Bianco, l'ultima traccia di questo disco. Dopo ci lasceremo su questo brano, però ti faccio un esempio. Augusto D'Aolio, tu penso sai chi è? Sì, ecco, sì. Non era un cantante, non era un artista, era un poeta. Alla fine lui ha messo in musica le sue poesie. Perché no? Assolutamente, difatti l'idea di Bianco è proprio nata così, cioè nel senso l'ultima traccia è proprio nata così. Io ho scritto, era un momento bello della mia vita, ho scritto qualcosa che però mi sono reso conto subito che non era una canzone e non sapevo cosa farne ed è rimasta lì. Poi un giorno mi incontrai col compositore Stefano Francia, dove gli fece ascoltare questa poesia e lui ne rimase rapito, mi fa: adesso provo a... più o meno quello che abbiamo provato noi a ascoltare il tuo disco, fidati. Provo a metterci qualcosa dietro, e in 10 minuti è nata Bianco con questa poesia accompagnata da questo pianoforte. Però anche lì è rimasto tutto fermo in un cassetto. In fase di lavorazione di Bianco, mentre stavamo componendo le canzoni con Alex, gli ho fatto sentire questa traccia. E lui ha detto: ma caspita, ma perché? Perché no? Perché no? E allora abbiamo pensato: ma perché non diamo il nome Bianco? Era una bella conclusione. E tutto si è incastrato e tutto ha avuto un senso. Senti, caro Matteo, siamo davvero alle sgoccioli, perché siamo già oltre. quindi non ci sono problemi. In futuro che cosa ti porterà? Un sito internet? Te lo porterà un sito internet? Sì, sicuramente un sito internet. Diamo un compito a Francesca, quindi a questo punto, certo. Cara Francesca, sarebbe utile che gli facciamo un bel sito, sarebbe un compito, sì. Ma certo. Non male. A farti bello sono loro alla fine. La mia mi ha fatto bellissimo, portavo la 42, adesso vabbè, me lo sono mangiato quello della 42, vedi, ci hanno pensato bene. No, scherzi a parte, sono loro che devono esteticamente fare certo, il loro lavoro, certo. Loro, ma è lui l'esteta? No, non credo, guarda, non sì, credo. Sì. No, ma c'è di buon gusto anche tu, sei una donna, un po' alla ti fine posso garantire che è lui l'esteta. Beh, allora lavorate in simbiosi così, sì, almeno esatto. Ci porterà quindi un sì, bel sito internet? Ma sì, perché no? Dove... Collaborazioni sempre al top? Assolutamente, anzi, viva le collaborazioni, assolutamente. Il fatto, anche per uscire fuori dalla routine, sperimentare, la cosa importante è quella, almeno a mio avviso, sperimentare. Dacci l'indirizzo dove possiamo trovare le tue, allora, le tue performance. Mi potete trovare su Facebook come Matteo Principe, oppure su Instagram come MatteP con 2 underscore davanti. Oppure su tutti i digital store, quindi su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, su Deezer, un po' dovunque mi trovate tranquillamente. Direi direi sinceramente che qui un bel sito internet, un artista come lui ne ha sinceramente bisogno, quindi andate a controllare, andate a seguirlo, andate a cercare la sua musica, perché davvero ragazzi, questo ve lo consigliamo, ne vale davvero la pena. Grazie.
grazie. Matteo Principe, l'LP si chiama Bianco, l'avete sentito, lo trovate su tutte le piattaforme digitali. Che dire, tocca a voi. Grazie Matteo per essere venuto fin qua, ed è stato un grande, grande piacere poterti ospitare, così come per lei. Grazie Gianluca. Grazie a te Francesca. Ovviamente noi continueremo ad invitarvi e ad andare anche a visitare la nostra pagina YouTube, perché noi cerchiamo di così dare lustro a persone che dovrebbero meritare altri palchi. Anche altri parchi. Sì, sì, però i palchi che calcano loro, noi li vorremmo vedere. Cioè, noi pensiamo che c'è troppa gente che calca il palco che non dovrebbe essere lì, quel palco lì, no. Loro sì, altri no. Vabbè, questo è un pensiero personale. Grazie a tutti, buon proseguimento con i programmi di RCM. Ciao, 104. Grazie. E noi ci lasciamo con il brano che ha dato il titolo all'album, con Bianco. Eccolo qui, ancora lui, Matteo Principe. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi ridipingo la mia casa da capo, di un solo colore, bianco. Sì, di bianco, in modo tale che possa entrare più luce possibile, fino ad illuminarla tutta, da raggi immacolati che raggiungano il mio petto, fino al mio cuore. Brillerà. Brillerà, brillerà, rumore di campane in lontananza, bambini che giocano a pallone nel cortile, quel frastuono di euforia giovanile, così mancato, così sperato. Una coppia di anziani amanti pranza sul balcone, musica di un pianoforte riccheggia nell'aria, mille emozioni mi rimbombano dentro, che non riesco ancora a distinguere. Ma non importa. Non importa. Non importa. L'importante è che ci siano. L'importante è che io le senta.